Una mostra particolare, colorata, piena di significato, che parte oggi, si inaugura oggi al carcere borbonico e sarà qui fino alla fine del mese. Sì, questa mostra è dedicata alla mia vita, è un'antologica e qui siamo nella sala dedicata alle ultime opere, quelle in seta di Lione che ho cominciato dal Macro di Roma e poi precedentemente ho agli Uffizi di Firenze dove c'è il mio autoritratto nel corridoio vasariano e queste sete sono dedicate a Sandro Botticelli perché questa è la Venere del meravigliosa di Sandro. Lui appartiene alla filosofia neoplatonica e quindi il bello, la rinascita. Cosa rappresenta tutto questo? Rappresenta la vita, l'uomo. Noi abbiamo alti e bassi e praticamente è la forza dell'uomo, la voglia di ricrescere anche dall'oblio, perché queste opere che erano nascoste sono tornate alla vita. Franca Pisani è stata una grandissima protagonista di una rinascita culturale che inizia dagli anni 70 e arriva fino ai giorni nostri, nel concetto di una traversatrice di mondi, un'artista estremamente poliedrica che è in grado di creare oggi dei rimandi continui con una rinascenza italiana che è avvenuta con i grandi nomi dell'arte poi italiana nel mondo. L'autrice di questa mostra, Franca Pisani, ci ha spiegato che il messaggio che vuole lanciare è quello della rinascita, una rinascita che tutto Avellino si augura. Assolutamente sì, diciamo che il motivo di questa mostra, fondamentalmente anche il leitmotiv di questa stagione amministrativa. Noi siamo contenti di ospitare questa grande artista anche perché Avellino dimostra di essere un luogo ideale anche per fare cultura, per mettere in mostra le eccellenze del nostro territorio nazionale e dall'altra parte lanciamo un grande messaggio alla nostra città: attraverso l'arte si può rinascere, ma anche attraverso la buona amministrazione, credendoci, finalmente dando speranza ad una comunità che da troppo tempo l'aveva persa, e credo che siamo sulla buona strada.